Nel primo capitolo del libro intitolato Introduzione, l'autore parla del concetto fondamentale secondo cui i pensieri possono trasformarsi in realtà quando sono accompagnati da determinazione, persistenza e un ardente desiderio. L'autore illustra questa idea attraverso la storia di Edwin C. Barnes, che realizzò il suo sogno di diventare socio in affari di Thomas Edison. Barnes aveva un desiderio definito, voleva lavorare con Edison, non per lui. Nonostante le difficoltà iniziali, come la mancanza di conoscenza personale di Edison e di denaro per il viaggio, Barnes era così determinato che decise di viaggiare come clandestino su un treno merci per raggiungere il laboratorio di Edison. Presentandosi come un comune vagabondo, Barnes impressionò Edison con la sua determinazione, ottenendo un'opportunità di lavoro. Inizialmente Barnes svolse compiti poco importanti, ma li utilizzò per mostrare le sue capacità. Dopo mesi di apparente stallo, Barnes intensificò il suo desiderio di diventare socio di Edison. Quando si presentò l'opportunità di commercializzare la nuova macchina per dettare di Edison, Barnes la colse al volo, dimostrando di poterla vendere con successo. Questo portò alla creazione dello slogan, pensata da Edison e installata da Barnes, segnando l'inizio di una collaborazione trentennale. Hill sottolinea che il successo di Barnes non dipese tanto da ciò che disse a Edison, ma da ciò che pensava. La sua determinazione e il suo desiderio ardente furono le chiavi del suo successo, dimostrando che un impulso intangibile di pensiero può trasformarsi in un equivalente fisico attraverso l'applicazione di principi noti. L'autore passa poi a raccontare la storia di R.U. Darby e suo zio, che abbandonarono la loro miniera d'oro quando erano a soli 3 piedi dalla vena. Questa esperienza insegnò a Darby l'importanza della perseveranza, una lezione che applicò poi con successo nella sua carriera di venditore di assicurazioni sulla vita. Hill enfatizza che prima del successo ogni persona incontra inevitabilmente sconfitte temporanee e fallimenti. La reazione più comune è arrendersi, ma l'autore sostiene che il successo spesso arriva solo un passo oltre il punto in cui la sconfitta ha sopraffatto una persona. Hill sottolinea l'importanza di analizzare i fallimenti e le sconfitte per trarne lezioni utili. Invita il lettore a mantenere una mente aperta mentre legge il libro, suggerendo che le idee per il successo possono presentarsi in modi inaspettati. L'autore afferma che quando la ricchezza inizia ad arrivare, lo fa rapidamente e in grande abbondanza, contraddicendo la credenza popolare che la ricchezza richieda sempre duro lavoro e tempi lunghi. Hill sostiene che la ricchezza inizia con uno stato mentale, una determinazione di scopo e spesso con poco o nessun lavoro duro. Hill racconta di aver dedicato 25 anni alla ricerca, analizzando oltre 25.000 persone per comprendere come gli uomini ricchi siano diventati tali. Sottolinea l'importanza di diventare coscienti del denaro e di sviluppare un desiderio intenso per la ricchezza. L'autore critica la familiarità dell'uomo medio con la parola impossibile e incoraggia i lettori a rimuovere questa parola dal loro vocabolario. Sostiene che il successo arriva a coloro che diventano coscienti del successo, mentre il fallimento colpisce chi permette a se stesso di diventare cosciente del fallimento. Hill affronta anche la tendenza delle persone a misurare tutto in base alle proprie impressioni e credenze. Utilizzando l'aneddoto di uno studente cinese che trovava strani gli occhi degli americani per illustrare appunto come spesso rifiutiamo di credere a una cosa solo perché non la comprendiamo. Il capitolo si conclude con la storia di Henry Ford e della sua determinazione nel creare il motore V8. Nonostante i suoi ingegneri insistessero sul fatto che fosse impossibile fondere un blocco motore a 8 cilindri in un unico pezzo, Ford persistette dimostrando il potere della determinazione e della visione.
Hill termina il capitolo enfatizzando che siamo padroni del nostro destino e capitani della nostra anima, perché abbiamo il potere di controllare i nostri pensieri. Suggerisce che i nostri pensieri dominanti magnetizzano il nostro cervello, attirando forze, persone e circostanze che armonizzano con la natura di questi pensieri. L'autore invita i lettori a mantenere una mente aperta mentre si apprestano a esaminare i principi descritti nel libro, principi che sono stati raccolti dalle esperienze di vita di oltre 200 uomini che hanno effettivamente accumulato ricchezze ingenti. Hill promette che questi principi possono portare a cambiamenti di proporzioni stupefacenti nella vita finanziaria del lettore, come hanno fatto per le due persone descritte appunto in questo capitolo.